Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador che ci vedrà partire finalmente per la terraferma. O almeno così dovrebbe essere. Con in tasca i tuoi soldi e il decreto di revoca della confisca della tua nave risali a bordo della Maria Teresa, sentendoti per un attimo come a casa. Tra pochi giorni metterai piede sul continente, pronto ad esplorare il vero nuovo mondo, dove dovrai confrontarti con il misterioso popolo degli Aztechi. Salpare! E abbiamo vinto anche un achievement, Onwards to Glory, che però è sotto il mio faccione, quindi voi non l'avete visto probabilmente. Cosa vuol dire selezione dei seguaci? Possiamo aggiungerne altri? A 10 membri soltanto possiamo prendere. Perché, allora, il personaggio di Paulik e Iruenes, ok, ma gli altri io prenderei quelli che avevo prima, dovrei cambiarli, cioè me li sono settati apposta adesso. Due, quattro, un esploratore, un dotto, due cacciatori, due dottori. Ma io farei così. Sì. No, non me ne faccio prendere altri. Quanti ne ho? 2, 4, 6, 8, 10 più i 2 che sono dell'avventura, quindi non contano. Ok, no, no, allora mi tengo 10 di base. Vada. Appena ci inoltrammo in alto mare, l'oscura e misteriosa costa ci attirò a sé. Non osammo parlarne, ma sentimmo che le sofferenze subite fino a quel momento non erano che un assaggio di quanto ci attendeva. Quando fummo vicini alla costa, una terribile tempesta si abbatté su di noi, travolgendo la nostra nave con tutta la sua forza. Tentammo disperatamente di raggiungere la terraferma, ma la natura ebbe il sopravvento. Tre compagni perirono nella scogliera e fummo costretti a tornare alla nave. Quando il vento si placò, lasciando spazio al calore del sole, remammo verso la costa. Malconci ed esausti, finalmente eravamo giunti a destinazione. Ma non sono morti di quelli che ho scelto, vero? Cioè sono tipo dei servitori quelli che ha detto che sono morti, mi auguro. Cioè se non me ne fa scegliere 10 e poi dopo 3 me li secca a caso. Mi ero dimenticato che esistessero delle cazzine, effettivamente. Forse ce ne sono solo. Hai acquisito l'abilità di costruire aculei. Ah, scusatemi un attimo. Hai iniziato ricerche e salvataggio. Ah, forse no. Ah, non sono morti. Sono spariti da qualche parte, probabilmente. Però scusa, ce l'abbiamo tutti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, sì. Sono tre che dobbiamo andare a recuperare. Qui il nostro cavolo di tizio super mega potente. Cioè l'abbiamo appena potenziato come sviluppo il nostro dotto. E niente, ci è sparito. E Trevino è vabbè, un soldato. Come le sue equipaggiamento? Sono tutti senza equipaggiamento? Ma... Ah no, ok, equipaggiamento non assegnato, è tutto non assegnato. Allora, facciamo che equipaggiare tutto l'equipaggiamento possibile prima di andare in giro, perché qua
Allora, i cacciatori qua, cacciatore 2 qua, perché sennò se poi dopo ce lo fanno sparire in qualche modo. Quintero, vediamo anche qua il nostro esploratore. Poi Echeverria era uno dei nostri due top, ma niente. Tra l'altro lui gli ha aumentato lo spazio visto che è salito. Forse no. Anche, gli diamo così. E prendiamo i Ruenes come ultimo allora. Ah, non ha segnato 4, che l'aveva andato al secondo medico, che però al momento non c'è. Quindi al momento lo diamo a lui, a Ortega. Ok, e invece come altra roba cosa cambiamo? Allora, qua abbiamo tutto come era prima. Ok, non ci hanno tolto nulla. Facciamo che salvare intanto. A parte che ci sarà un salvataggio automatico probabilmente. No, facciamone uno nuovo. Costa. Facciamo Messico 1. Messico. E poi faremo Messico 1. Ok. Mo. Allora, qua c'è un'equipe. C'è un accampamento. Vediamo intanto cos'è che sappiamo qua. Non sappiamo nulla, perché probabilmente dovremmo scoprire tutta l'area. È molto più grande questa mappa. Sì. È molto più grande. C'è la X in alto adesso. Vada. Vediamo cosa ci dicono qua. Villaggio della Palude. Dal punto di approdo dell'imbarcazione si riesce a scorgere un villaggio fra gli alberi privi di foglie della palude. Del fumo si innalza pigramente da un folle, man mano che ti avvicini hai visto un gruppo di abitanti radunati al margine del villaggio, intenti a osservare il tuo arrivo. Sembrano disarmati e nel complesso inoffensivi. Allora non lo attacco, entriamo. Tu c'è la tua caravana con cautela all'interno del villaggio, la tribù non sembra pacifica e non esita a riceverti con un inchino. Chi di voi è il capo tribù? Isabella rivolge la tua domanda. È vero perché lei, Isabella, è la nostra interprete. Ai membri della tribù radunatisi, un'anziana donna nativa con una grande quantità di ornamenti conficcati nella pelle si fa avanti. Sono Teia Capan, capo tribù di questo villaggio. Mi chiamo Iulius Mazzetes. Siete venuti alla ricerca di coloro che sono caduti in mare? Sì, esattamente. Lei annuisce facendo a due giovani donne della tribù di farsi avanti. Dopo aver detto loro qualcosa, queste corrono verso una delle capanne più grandi. Ah, sono già qua. Poco dopo riappaiono trascinandosi dietro Pedro Alvarado e Carlos Zaraga. Ah, e Trevino? Iniziamo con questa. Amici miei, è bello vedere che siete vivi e state bene. Come siete stati trattati? Zaraga ti saluta con un sorriso dopo che ha finito di abbracciare gli amici. Non vi preoccupate, Capitan Mazzetes, non ci è stato fatto alcun male. E che ne è stato di Trevino? Bernardo ha preso un brutto raffreddore dopo la nostra piccola nuotata dell'altra notte. Guarirà in pochi giorni. Ah, ok. I tuoi servitori vengono diretti verso una capanna sul retro del villaggio, dove fanno ritorno portando Bernardo Trevino in barella. Ma potevate anche lasciare Orlando, avevamo trovato noi, cioè. Il tuo soldato appare un po' debole, ma non sembra avere alcuna ferita. Teia Capan osserva la vostra riunione con un sorriso radioso. Barchetterete con noi, Julius Bazzetes? Sarebbe un piacere per me. Visto che abbiamo fatto bene comunque non attaccarli, hanno curato i nostri uomini. Teia Capan viene raggiunta dagli altri anziani della tribù, mentre tu e i tuoi uomini venite condotti al centro del villaggio, dove si sta preparando da mangiare. Quando il cibo viene servito, Teia Capan si siede accanto a te e inizia una conversazione. Abbiamo del cibo anche noi, se volete, 205 razioni. Voi non siete come gli ultimi innocenti che abbiamo incontrato. La spedizione di Felipe Gutierrez è passata di qua? L'anziana pare incerta. Parlatemi degli ultimi lucenti che avete incontrato. Teia Capan si acciglia. 10 stagioni fa avvistammo le loro imbarcazioni in navigazione lungo la costa e furono in molti a sospettare che fossero degli dei. Molti giorni dopo vennero fin qui. Erano talmente tanti da non poter essere contati. Il loro numero superava di gran lunga la popolazione della mia tribù. Erano molto aggressivi e si portarono via alcuni di noi. Da allora non li abbiamo più rivisti.
Non so quale delle due scelte, perché probabilmente questa mi inimica i miei razzisti e questa mi inimica loro e i pacifisti. Provo questa. Però così sembro giustificarla. Facciamo questa, dai. Ah no, non è successo niente. Sorride con gratitudine. Non ci dovete alcuna scusa, Julius Mazzetes. Prima chiediamo questo. Verso dove si diresse l'altra spedizione? Viaggiavano verso nord-ovest, lontano dalla costa, per addentrarsi nella zona centrale. Parlavano di stabilire qualche tipo di avamposto laggiù. Nord-ovest, ok. Quali altre tribù vivono in questa terra? La mia tribù condivide questa palude con una tribù di pescatori di perle che vive più a sud, in prossimità della costa. La mia gente non lascia mai la palude, al di là delle montagne occidentali ci sono troppi pericoli. Ciononostante, i pescatori di perle commerciano con le genti dell'ovest. Forse loro sapranno, saranno in grado di dirti di più. Sì, il tuo posto, ritirati. Tu e i tuoi uomini trascorrete la notte ai margini del villaggio, le tue truppe se ne stanno per conto loro, così come gli abitanti del villaggio. La notte trascorre senza incidenti, la mattina successiva ritrovi te a Capan mentre i tuoi servitori sbaraccano l'accampamento. Abbiamo un sacco di cibo e medicinali per il vostro viaggio, desiderate commerciare con noi prima della vostra partenza? Commercio. Allora, hanno poco di equipaggiamento però. Questo. Ah, e vogliono. Hanno poco bisogno di. Di tutto. Per cui niente. Chiudiamo un attimo e vediamo. Però acquista degli oggetti. Cos'è che offrono? Nel viaggio non c'è nulla che assomiglia a un vero mercato. Tuttavia riesci a trovare un paio di abitanti che sono in grado di costruire reti da pesca. Le quali potrebbero essere facilmente utilizzate in combattimento. Questi inoltre sono ben felici di costruire per te delle barricate con materiali che potrai acquistare da loro se i tuoi uomini gli mostreranno come fare. Una trappola o una barricata? Facciamo una prova di diplomazia intanto. Gli abitanti del villaggio si arrendono non appena inizi a negoziare. Ad ogni modo i loro prezzi iniziali sono così bassi che non sai, che sai di non poter esercitare troppe pressioni. Questi accettano immediatamente di abbassare il prezzo delle reti di un centinaio di preziosi. Tuttavia non possono scontarti più di 50 preziosi per le barricate. Ok. Però non le voglio. Non le compro, me le faccio. Ho un sacco di risorse che mi sono avanzate dall'altra parte. Ok, allora. Obiettivo completato, cerca e salva. Adesso dovremmo avere di nuovo tutti, vero? Tutti, anche il tizio si... Ah no, Trevino è lievemente malato. Ok, per cui lo lascio senza equipaggiamento. Poi dopo dovrò curarlo in un modo o nell'altro. Vada. Allora, direi che andiamo a seccare questo qua. E cos'è che ci ha messo nella mappa? La... Cosa di... dei pescatori di perle. Ha detto che gli altri sono andati in nord-ovest, però ci ha detto di andare giù. Chiudiamo questo apprendistato, che tanto comunque mi ha già detto tutto. La missione attuale qual è? Ah, questo più 10 è il massimo probabilmente che posso usare dai soldati. Diplomazia più 2 dai dotti, più 4 dai dottori, più 4 dai cacciatori, più 2 dagli esploratori, più 0 da ufficiali perché non ho ufficiali. Ok. Nulla, allora prendiamo questo. Questo maiale, ok. Perché qua nella palude non so quanto avremo di carne o altre cose. Forse è meglio stare sulla costa, non lo so. Ah, là c'è un... cosa che riempie di nuovo i punti. Ci arrivo là? No. Mi sa di no. O ci arrivo al pelo, ma proviamoci. Ok, infatti mi sembrava che indica sempre un passo in più, ma col passo là non lo fa mai. Allora. Là ci sono delle erbe ma mi allontana ancora. Per cui direi che andiamo giù sotto di qua. È molto lontano quel posto, immagino. Sì, saranno boh, 2 o 3 giorni di cammino, saranno di più. Ok,
Vediamo se si vede qualcos'altro. Qualcosa di giallo qua. Che in genere sono uno di quei totem. Ah no, un tesoro. Molto buono. Per il passato c'era... Ah, qua c'è una strada. Che può essere buono, ma può essere anche meno buono. Tanto dobbiamo accamparci. Perché andiamo in qua. Cavolo, chi sono questi? Federico Quintero corre verso di te dal retro della colonna. Capitano, un gruppo di selvaggi ci segue. Sono molto furbi, ma io non mi faccio prendere in giro. Allora... proverei questo. Non penso che riusciremo a risolvere la questione pacificamente. I pacifici hanno perso morale. Ho capito ragazzi, però qua è un bel casino. Andate avanti con alcuni dei servi e trovate una buona posizione difensiva. Faremo finta di non sapere che ci stanno seguendo. Mi auguro non sospetteranno di nulla finché non vi raggiungeremo. Sì, capitano. Quintero e alcuni servi prendono le scorte che riescono a trasportare e corrono davanti al resto della carovana. Il tuo espediente sembra aver funzionato. Non segue alcun attacco e presto raggiunge il gruppo in avanscoperta che vi aspetto pronto ad affrontare gli inseguitori. E allora prendiamo allora cacciatori, l'esploratore, un dottore e i due soldati. Poi ci sono ancora... c'è anche i ruenes che prendono di attrezzatura, ma vabbè. Vada così. Zarraga purtroppo non sta bene. No, è Trevino che non sta bene, infatti non c'è neanche qua. È successo un rosso là. Il rosso forse entra in combattimento, una roba del genere. Allora, direi che interrompiamo però il video così e lo continueremo nel prossimo episodio con il combattimento. Quindi, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi e a seguirmi sul canale Telegram che è in descrizione. Ciao a tutti e buona giornata.